Allora, bentornati e benvenuto nel salotto di Effetto Notte a Pasquale Scimeca, regista dell'apprezzatissimo Placido Rizzotto, che adesso sta per arrivare in sala con Malavoglia, rilettura, lo vedremo tra poco, del classico di Verga. Buonasera e bentornati nel nostro salotto a Silvio Grasselli, che tra i ragazzi del nostro club è l'appassionato, diciamo così, di cinema spirituale, o meglio, di cinema dalla parte dell'uomo, come in questo caso. E buonasera a Cristina Oliva, che tra i ragazzi del nostro club è l'appassionata di cinema di impegno sociale. Allora, Scimeca, com'è nata l'idea di questa rilettura? Ed è giusto parlare di rilettura o no? Sì e no, diciamo, anche la domanda è complessa e complicata, perché non è un'idea che mi è venuta ora, è un'idea che ho sempre avuto. Da ragazzino, da piccolo, ho letto per la prima volta Malavoglia, che avevo 14 anni, un romanzo che poi mi ha in qualche modo formato, e poi da grande, quando ho deciso di fare cineasta, ho sempre pensato di fare un film tratto da quel romanzo, e chiaramente ho sempre avuto paura a farlo, perché poi al di là del confronto col romanzo c'è un altro grande ostacolo, che è il confronto con un altro grande capolavoro della storia del cinema, La terra trema di Luchino Visconti, che non è solo di per sé un capolavoro, ma è anche un film che ha dato inizio alla stagione più bella, più grande del cinema italiano, che poi ha cambiato la storia del cinema mondiale, che è il neorealismo. Quando poi alla fine ho deciso, dopo un percorso di avvicinamento, nel senso che qualche anno fa ha già fatto un film tratto da Verga, che è Rosso Malpelo, quando finalmente mi sono deciso a fare questo film, è perché ho trovato una chiave che in qualche modo mi allontanasse sia dal film di Visconti, sia dal romanzo stesso di Verga. Ecco, tra l'altro, diciamo, tutti ricordiamo la vicenda, quindi al centro del tuo film c'è comunque questa famiglia, le vicissitudini che vive, il grande disagio, la povertà, il naufragio della barca, insomma, no? E forse, ora qui non vogliamo svelare come vanno a finire le cose, comunque tu hai cambiato delle cose e sicuramente hai attualizzato questa vicenda, no? Però io credo che proprio, se lo vogliamo chiamare così, il messaggio, lo vogliamo chiamare in questo modo, del ciclo dei vinti, o comunque quello che aveva da dire il ciclo dei vinti, abbia una profonda attualità anche oggi nel mondo contemporaneo, forse per certi versi ancora di più. È così oppure no? Sì, certo, ma guarda, d'altra parte, cioè, già Verga in qualche modo aveva attualizzato il suo romanzo, perché Verga scrive un romanzo che racconta la storia di una famiglia di pescatori, di povera gente, alla fine dell'Ottocento, subito dopo l'Unità d'Italia. Visconti ha fatto più o meno la stessa cosa, non è che ha rifatto, ha messo in scena i Malavoglia, è andata da Citrezza alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in un'Italia sfasciata che aveva bisogno di ricostituirsi, e ci ha raccontato i pescatori di Citrezza della fine della Seconda Guerra Mondiale. Io ho cercato di raccontare il nostro di tempo. La storia di questa famiglia ipotetica, di un'ipotetica e simbolica famiglia Malavoglia, che vive ai giorni nostri, all'inizio del terzo millennio, in questo villaggio, in questo piccolo paese che non è più a Citrezza ma è Portopalo, e vive la vita così come E c'è Antoni, Padron Toni, Lia, Maruzza, però ci sono anche delle inserzioni, ed entra, direi, un tema che, insomma, con cui non si può non fare i conti nell'logica, è quello dell'immigrazione. Sì, anche questa è una storia, diciamo, io il film l'ho girato nel 2009, questo per dire che questo tema dell'immigrazione, dei migranti che arrivano, non è un'emergenza come ci vogliono far credere, ma è una realtà che ormai dura da anni. Se tu passi per le spiagge, per le insenature di Portopalo, trovi decine di barconi abbandonati lì a testimoniare. Il porto di Portopalo è pieno di barconi, di navi, di migranti che sono arrivati, questo a dimostrare che ormai sono anni che il ciclo delle migrazioni è un ciclo normale, ma è così tanto normale che c'è una cosa che quasi nessuno sa, di cui nessuno è a conoscenza, che all'inizio del Novecento, con precisione durante l'inizio dell'epoca fascista, del periodo del fascismo, c'è stata una grande migrazione di siciliani, più di 100.000 siciliani sono migrati, ma non sono andati in America, sono andati in Tunisia e hanno fondato una comunità che esiste ancora oggi. Ce lo dovremmo ricordare di più questa. Allora, sì. Oltre chiaramente a questi temi alti, però poi ci sono anche delle cose molto divertenti nel film, per esempio c'è il rap, no? Che salva un po' le cose, questo rap che viene fatto, tra poco vedremo le clip, con i proverbi, no? Con i famosi proverbi di Verga, che poi, insomma, fanno parte della cultura popolare. Ecco, hai voluto mettere anche questo. Ma certo, sì, perché cioè di proverbi è disseminato l'intero romanzo. Nel mondo di Verga, nel mondo della civiltà contadina, come la chiamava Pasolini, i proverbi avevano un significato, erano la filosofia del popolo, cioè ci si esprimeva per proverbi. Nel nostro tempo ormai i proverbi non hanno più significato, non hanno più senso, è quello che rimane di questi proverbi messi tutti insieme, uno dietro l'altro, casualmente, uno dietro l'altro, è il suono, no? E quindi ecco perché Antonio ci fa un rap.
Va bene, allora, progetto importante, domanda insomma inevitabile di questi tempi, un progetto così fa sobbalzare produttori e distributori o no? Sarebbe bello che ci dicessi no, però non so. Sì, no, no, ma è così, purtroppo è così, ma d'altra parte io sono ormai abituato a fare cinema indipendente, noi lavoriamo così, cioè abbiamo una piccola casa di produzione, mettiamo in piedi i progetti, chiediamo in giro magari pochi soldi a tanti soggetti per evitare che ti dicano di no e poi alla fine il film esiste e come vedi riesce ad andare anche nelle sale. E sta per arrivare al cinema e noi lo scopriamo nel salotto di Effetto Notte. Malavoglia, eccolo qua, prego. Antonio, finisci di lavorare? Tu questo camo chiama a lavorare. Questa casa chiama a schiave tu. Antonio, io so che significa schiave tu. Tu, anche tu immagini, è una cosa tinta, sai. La posso offrire una birra? No, grazie, io torno a casa.